cazzo, mangio troppa cioccolata, mi sta venendo diarrea. No. Mazza, ho mangiato un pezzetto. Io me lo sto mangiando tutto. Te lo vuoi? Tu lo regali? Sì. Grazie. A cazzo. E che a Pasqua? Che bel coniglietto! Che sto rotto! Ragazzi, come sapete, io sono molto bravo con le palle. Pure con le mazze. Lo sapete chi mi ha insegnato? Devo scureggiare. La mamma di Mateus. Bella ragazzi, grazie. Siamo tornati qui con l'OPAC. Il pack di Pasqua. Così mi parete. La parola Pasqua, no? Dove verrà regalato il pasqualone, che è l'oggettone, quello lì dove si trova tanta roba che a me non mi hanno mai regalato, che mi comprerò da solo. Io ho sempre voluto. Volevo andare quando c'era il giornalaio. Mamma, mi regala il pasqualone. No, perché è una... Sì, c'è il giornalaio. C'ho il pasqualone e poi c'ho pure la bustona. Te ricordi la bustona dentro tutti i giorni? Quella è una cagata, vabbè. Io ma te l'hanno mai regalata quella? Sì, una volta, poi mi hanno regalato. Ma che ci hai trovato? Ah no, ma a me il pasqualone mi hanno regalato. Che cazzo dico? Sia l'uovo che la casetta. Te che ci hai trovato dentro la busta? Che cazzo se ricorda? Io ce l'ho sempre con Dragon Ball. L'ho sempre voluta, ma non mi ha regalata. Oh, giuro, mia nonna preferiva darmi 50 euro che regalarmi la busta. Però mo, cioè, tutti i soldi. Però mo, manca, quindi, no, meglio così. Sono meglio 50 euro, anche perché te la compri, cioè, non è che. Mo, ma vado a comprare. No, è vero, raga, se volete che faccio un pack opening della busta che si compra al giornalaio. €6,90. E il bustone, quello là. €6,90. Ok, me la vado a comprare e. E basta. E farò il pack opening di quella qua. Di allora, quella qua! Di quella qua. Sono davanti alla telecamera. Fate, lasciateci qui la like e lo farò. Comunque, partiamo con la prima parte. La prima domanda ce la fa Fiorella Pinini. E ci fa vedere questa fantastica foto. Bellissima. Come descrivereste questa foto? Sono uguale comunque. Avete solo una parola. Come descrivereste questa foto? Avete solo una parola a testa. Ma anche due. Avolo? In pratica voi siete fratellastri. Ho un fratello comunque. Comunque, come descrivereste questa foto? Avete solo una parola a testa. Io dire, io ma ricordo qua serata. Io no. Cioè, ma è ubriachezza. Una parola a testa, te la ricordi? Il compleanno di Giulia. Vagamente qualcosa mi ricordo. Era quella. Comunque si vede perché c'hai tutte le labbra tipo rosso vino, cioè. Era il vino, era il vino, regà. E il vino era buono, quello è poco. Il vino era buono. Impicci per piallo. Mamma mia, regà, cioè dovevamo fare schemi per prendere il vino, perché non era. Cioè non ce lo davano open bar. No, non era per i giovani teoricamente. Per prenderlo dovevamo fare schemi, però l'abbiamo preso e ce l'abbiamo fatta. E si vede. E si vede. Se vedono. Niente, questa è la parola, come lo descriveresti? Tu come lo descriveresti? Male, male. 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 Male solo. Tanto male. La seconda domanda invece ce la fanno Amy Boy, che ci chiede: elencate tre pregi e tre difetti di Roma. Allora, ma posso partire con i difetti? O poi dei pregi se vuoi. No, è più facile per i difetti. Vabbè, è caotica. Caotica regge. Certo. Fanno due gocce, va in panico tutta la gente. Ogni tanto mi dà il cazzo anche la gente. La gente troppo, cioè tutta la gente di Roma mi dà il cazzo. Certo, c'è, e buche. Cioè, le strade fanno ridere, raga, le strade fanno proprio ridere. E poi, diciamo, poi c'eravamo due linee del metro. È un mezzo labirinto. I mezzi fanno schifo al cazzo. Erano tre difetti, una volta, però è merda, cioè, se, no, diciamo, ma... che se domani ci venisse un meteorite non sarebbe niente, però, no, però c'è il Colosseo, c'ha dei pregi, c'ha, abbiamo i monumenti, c'è il lui ovviamente dirà il Colosseo, non so che altro, poi dirà Roma qua. I tanti sushi restaurant, vabbè, io direi che ne so, manco posso dire Olimpico perché fa schifo pure con sta Olimpico, va a cagare, cioè, che c'è il Tevere, fa schifo, che pregi c'ha, cioè il fatto è comunque di sera se vuoi fare qualcosa c'è sempre qualcosa da fare, è mica tanto. Anche se, però, se sei, cioè, se non sei di Roma, perché sì, se sei di Roma, non sai che cazzo fanno. Cioè, ti bastano due settimane e poi basta. Esatto, e basta. L'abbiamo detto, no? Sì, l'abbiamo, sì, detto, dai, abbiamo detto. Abbiamo detto. Sì. Gabriele del Grosso ci chiede: posso farne una sopra? Beh, certo. Ma cosa? Ma anche due, cioè. Ma non spieghi, non sono dove è da. Che cos'è? Che cazzo. Ma come fa? Cosa? Dai, dai. Oh no. Sì. No. Sì, comunque, vabbè, io tocca a me. Voglio far vedere una cosa. Vai, vai, tu parla. Ma. Era una notte molto calda. È una figata, guardate. Ah, c'era, bello, eh. C'era una bambina che si chiamava Anne, che giocava col suo orsacchiotto. Un giorno l'orsacchiotto prese vita e uccise Annie. Porca troia, raga. Vabbè, comunque, cioè, no, comunque spara. Vabbè, ma è normale, basta di fare così. Mamma mia, ma sono morto. E niente, puoi, sì, farne una sopra, sì. Ma comunque puoi fare, penso che intenda la canna, possibile? No, io palla penso. Palla su, capito? Perché, ah, si dice a Milano così. Ah, wow, fantastico. Non no, soffrisco. Andrea Urban ci chiede: a chi tappi siete obbligati? La prima volta alla, al giorno della quella foto. No, era molto prima. Ma in realtà che era 16 io anni. Io sinceramente, no, vorrei evitare di dirlo, perché potrebbe essere preso come un brutto esempio. Quindi non... Che era 16 anni, dai, come proprio, cioè, che uscivamo noi, cioè, allora noi, no, la prima sbronza che mi sono preso in Polonia.
Io non mi ricordavo prima. A 12 anni. Vabbè, perché lì, raga, in Polonia c'è sta la cultura che... Sì, capito, che te la da ride e te battezzano Kavok. E quindi... È per quello che il bambino piange, stato... perché gli va nell'occhio. È stato traumatico comunque, a 12 anni non ci capivo un cazzo e basta. No, vabbè, prima volta sono stato quando c'avevamo 14, 15, 16 anni. Aumentavamo 18. 15, 16 anni che andavamo tutti insieme con la classe a bere e poi qualcuno tornava, qualcuno non tornava. Infatti sì, siamo persi per strada, eravamo tipo 20 e siamo rimasti in due. No, eravamo 26 al primo giorno, poi eravamo rimasti in 18, un quinto, ma non certo perché non studiavano. No. Allora, andiamo avanti, l'altra domanda ce la fa Giulia Lucchesi che ci chiede: che cosa mi manca della vostra infanzia? Vi adoro. Allora, comunque, della mia infanzia... La vodka. No, cioè, a parte il battesimo con la vodka, no, comunque una cifra di roba. Cioè, a partire dal Baruccio e Camilla, vi giuro, mi risparerei tutte le puntate di qualcosa che è troppo figo, guardatevelo. Mi faceva ammazzate le risate. Ciao, sei il Baruccio, poi ti faccio pure un ciuccio. Non faceva proprio così, però vabbè, sì, più o meno. Poi c'è sta Spyro che a giocarlo con mia madre. Cioè, sono un sentimentale io in realtà. Che poi ti sta attento perché sei un rapinatore di Spyro. Cioè. Perché devi rovinare sti momenti. E poi della mia infanzia, che cazzo mi manca? A me allora, a parte i cosi, i giochi tipo Crash, giocate pure Casper, giocavo una cifra. Sì, ma comunque proprio la spensieratezza. Cioè, mi manca tanto andare a giocare il sabato pomeriggio, campionato a calcio. Che bello, che mi ricordo che io mi svegliavo il pomeriggio, c'è stata mia madre che si guardava Mezzogiorno in Famiglia, mi ricordo, bello. Su Rai 1, quello lì dove facevano i giochi tipo. Io mangiavo presto perché mangiavo tipo a mezzogiorno, perché poi dovevo giocare, quindi dovevo digerire prima. Mangiavo tipo tanto presto, poi dopo pranzo uscivo, andavo a giocare. E è la cosa più bella perché poi tipo se facevano le 6, tornavo a casa, c'è stava, che ne so, magari c'è stava a Roma a sera. E la cosa più bella il sabato era, quando andavo a giocare a pallone. Su quello mi manca più di tutto. Pure li andiamo a giocare. Giochi di domenica, però. Sì, però è diverso. Non è più che ti porta tua madre, che stai con tutti i bambini. Ma ci vai la macchina tua. È diverso, è diverso. Perché hai giocato a pallone, mi capisco. Vabbè, io. Ci sono tante cose comunque, però. Tante cose belle. La spensieratezza, quella là manca una cifra. La prossima domanda ce la fa Lulori Frau. Stava a leggere Lulu Fry. Lulu Fry. Siamo per tutti ragazzi. A parte quello là posso farne una sola. Avete mai fatto una domanda? Infatti, perché i ragazzi fanno domande senza senso. Esatto. Le ragazze invece se ne mettono più impegno. Lori Frau infatti ci chiede. Avete mai fatto una lista di gruppo? Ma comunque Lori Frau mi sa che è un uomo. Tutto questo. Dici. Scusaci, l'uomo Lori Bravo fa una domanda molto interessante che fanno anche i ragazzi, quindi domande interessanti. Avete mai fatto una lista di gruppo? Se sì, ne avete prese o subite? Bella. Io posso raccontare una che è venuta recentemente, cioè recentemente. Io posso dirvi no. Noi vabbè, le sei gruppo proprio per strada mai. Però mentre giocavamo a pallone, sì, cioè tipo stavamo a fare un torneo di calcetto e in pratica è successo partito tutto da me perché No. Quando c'era quello là, al torneo di calcetto. Mike the Christian. Sì. Porco d'ore, caso lui si è sfasciato una mano. Lui non è venuto quel giorno, doveva venire a vederci, ma non c'è venuto perché infatti si è perso tutto lo spettacolo. No, infatti che rosicato. Allora, praticamente è successo che è partito tutto da me, questi stavamo perdendo. Noi eravamo tipo i primi, cioè eravamo vinte tutte, quindi ci stavamo a rosicare perché stavamo a perdere. Quello stava a fare matto perché aveva fatto un gol di tacco. Io faccio fai poco il matto, questo mi fa perché che vuoi, mi viene sotto. Questo c'ha 16 anni, ce ne ho 20, quindi comunque sia non te li permette. Però vabbè. No, non c'ha 16 anni, c'aveva 18. Comunque vabbè, non ti permette lo stesso perché sennò 16 anni l'avrei accannato. A parte sto facendo il mio sì, no, animale che è me. 16 anni non mi sarei messo a competere con uno di 16 anni. Comunque ce n'ha tipo 18. E gli faccio vabbè che vuoi si mette là, si mette sotto. Dopodiché vedo che parte amico mio Lorenzo, quello là che abbiamo fatto anche qualche pack opening. Lui e gli parte lui. E le doppie su Instagram. A quel punto lui mi pare che si è messo a spingere lui. Io da quel momento non ho più fatto niente. Cioè era partito tutto da me, ma io poi non ho più fatto niente di che. Cioè lui lancia il sasso e poi gli era no, la mano. Che è proprio così. È successo, tutto in fretta è successo. Loro si sono cominciati ad attaccare, poi è arrivato dalla panchina. Stava un amico nostro in panchina che il da gasolino, dietro. Il gasolino, è vero. Che da dietro arriva, oh, ha perso di merda, poi ammolla l'aggancio e quello va per terra. E si è rotto la mano. No, ma che quello non si è mosso. No, è andato per terra all'inizio. È andato per poi dopo calcola che abbiamo ripreso a giocare, ma Cristian è ricontinuato un'altra volta. E dopo gli hai dato un altro cazzotto, Cristian. E lì si è rotto. Ah, cioè, tra l'altro si è rotto la mano. Cioè, gli hai dato un cazzotto così, capito? Si è sfracellato sta mano qua, si è dovuto pure operare. Pensate che mongolone che può essere sto ragazzo. E quella è stata la rissa, però è stata carina, dai. Bella, io me la sono persa, non so per quale cazzo non io. E tutto questo c'era pure Prax che ha preso, mi pare che quello che ha fatto parte tutta la rissa l'ha preso tipo, l'ha placcato così e se l'è portato via. Una cosa del genere. Prax comunque qualcosa ha fatto, c'è stato. Alessandro non ha fatto un cazzo. No, c'era Alessandro tanto come scudo. Vabbè, comunque, tutto qua. Questa è la rissa che abbiamo fatto, non mai per strada perché non siamo ragazzacci dei palazzi, capito? Io... No.
Però quando giochiamo a calcio diventiamo ragazzacci dei palazzi. E niente. Ma è vero. Io non c'è gioco, quindi non. No. No, vabbè, ma tu cartolo te fai diventare l'arte dei ragazzacci dei palazzi. Che c'entro io? Perché sei buona a giocare. Che vuole. E quindi fai rosicare i ragazzi dei palazzi. Ma non gioco proprio io, cioè, io ormai non ho caputo, non posso più giocare. Capito. Comunque, direi che possiamo. Con questa domanda abbiamo finito. Sì, tra l'altro mi sono male, non ho ca. Perché come ben sapete io me la prendo con gli oggetti e vincono loro. E questa è una cosa fantastica di me. E ciao. No, ma non serve un altro. Comunque ragazzi, questa era l'ultima domanda e lui non è buono a fare un altro. Noi ci becchiamo al prossimo video. Se vi è piaciuto lasciamo 5.000 like. Beh, lasciate like anche alla pagina Facebook, perché poi lì faremo i cioè i post dove ci potete fare domande. Gloria Stozka. È scritto Gloria Stozka. Bella. Ciao. Che loro non capiranno. I'm